volevo mostrare in questo video era semplicemente per darvi un'idea della quantità di cibo e quello che ci portiamo durante questo cammino di Shikoku. Ci è capitato di doverci portare dietro diverse scorte di cibo e in un paese come il Giappone ci siamo trovati un po' a disagio perché comunque i supermercati sono diversi da quelli italiani e quindi questo più o meno è quello che ci siamo portati per due persone. Immancabili cup ramen che ci faranno da cena domani sera. Questa è la nostra cena di stasera, abbiamo optato per roba fresca, quindi presa al supermercato a sconto. Sappiate bene che in Giappone dopo le 4-5 di pomeriggio tutto è scontato di circa del 20%, quindi questo ci è costato fondamentalmente molto poco. Cup ramen, questi costano, anche questi costano poco, circa 1,50 € l'uno e forniscono un buon apporto calorico anche se non sono molto buoni per gli intestini. Mochi, classici dolci giapponesi che useremo per la colazione. Questo è il nostro pranzo di domani invece. Panini, pane finto fondamentalmente con bacon finto e sottilette, roba che comunque dura e abbastanza leggera e proteica. Abbiamo tre avocado, in Giappone costano veramente poco, sono molto utili da mangiarci sia a colazione. E pensiamo di mangiarceli col pane all'uvetta che è delizioso insieme a questi a colazione. Altre fette di pane che usiamo fondamentalmente per la cena, banane che non guastano mai e due onigiri, ovvero classici panini tra virgolette giapponesi. Quindi questo insieme a questo pezzo di dolce, che è tipico dolce che troviamo solo qui in Giappone. Ora è mezzo mangiato perché abbiamo mangiato stamani, però ci faremo colazione. Quindi questo più o meno è quello che noi abbiamo deciso di portarci per il pranzo, la cena, la colazione di domani, la colazione di dopodomani e la cena di stasera. In linea di massima può darvi un'idea di quello che potrebbe servirvi quando vi trovate nei supermercati giapponesi a fare la spesa per più giorni e non trovate supermercati per giorni consecutivi. Il costo complessivo di tutte queste cose, compresa la cena di stasera, si aggira sui circa 1700 yen a persona, considerando che siamo in due, siamo circa sui 3400 yen che corrispondono sui 25 euro, quindi con una spesa di circa 6-7 € a pasto, una cosa del genere, quindi molto economico e direi che ci siamo. È tutto.